Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo appuntamento dei webinar clinici GWOC. Siamo qui oggi con il professor Massimiliano Pau dell'Università di Cagliari. Buongiorno professore, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Questa breve chiacchierata, l'idea è quella di, insomma, raccontarvi un po' la nostra esperienza su quello che è l'uso di questo sistema, per il quale noi al momento abbiamo, diciamo, un tipo di utilizzo abbastanza intenso in ambito clinico, soprattutto per alcune patologie neurologiche delle quali ora vi parlerò. Rapidamente, in 2 secondi, chi siamo e cosa facciamo? Io sono responsabile del laboratorio di biomeccanica ed ergonomia industriale del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Chimica e dei Materiali dell'Università di Cagliari, un laboratorio quindi universitario all'interno del quale svolgiamo una serie di attività sia a supporto della didattica, in particolare per i corsi di ingegneria biomedica, perché noi comunque siamo tutti un gruppo di ingegneri, e una serie di attività di ricerca, come vedete anche in queste immagini, che fanno riferimento allo studio della postura, del movimento e dell'equilibrio in ambito clinico, ergonomico e sportivo. Ci stiamo occupando di aspetti legati al movimento, in particolare al cammino, alle patologie neurologiche, soprattutto grazie a una serie di collaborazioni abbastanza intense e, devo dire, estremamente fruttuose con i neurologi qua delle principali ospedali di Cagliari, con i quali appunto abbiamo avviato le attività di ricerca soprattutto nel settore delle patologie neurodegenerative come la sclerosi multipla e il Parkinson. Qui vedete alcune considerazioni che immagino vi saranno abbastanza note. Disordini del movimento, in particolare quelli del cammino, sono un aspetto cruciale di molte patologie neurologiche e sicuramente hanno una conseguenza, un impatto importantissimo, non soltanto per il discorso dell'aumentato rischio di caduta per la disabilità fisica, ma anche perché comunque producono limitazione dell'indipendenza, riduzione della qualità della vita. Quindi è chiaro che è di fondamentale importanza per il neurologo, per il terapista, avere a disposizione strumenti che gli consentano di monitorare il progresso di queste limitazioni funzionali, di capire quelli che sono gli effetti di un trattamento farmacologico riabilitativo, e quindi chiaramente un supporto da questo punto di vista è fondamentale. Il nostro contributo a un team multidisciplinare che quindi ha diciamo così, l'obiettivo di valutare il paziente a tutto tondo è quello sicuramente di fornire un supporto di tipo strumentale. Come sapete, tipicamente ancora oggi uno dei pilastri della valutazione del cammino in ambito neurologico è l'osservazione diretta, quindi il clinico che attraverso la sua esperienza, la sua sensibilità valuta il cammino del paziente, spesso in modo puramente osservazionale, oppure attraverso, come vedremo, una serie di test clinici volti a valutare la performance in termini, per esempio, di velocità, eccetera. Tuttavia, alcune di queste tecniche non sono sufficientemente sensibili per osservare quelli che sono cambiamenti un po' più subdoli, un pochino meno evidenti, ma comunque clinicamente rilevanti. In generale, le caratteristiche del cammino nel paziente neurologico sono sempre state valutate attraverso la valutazione dei parametri spazio-temporali, quindi la velocità, la lunghezza del passo, il tempo di contatto al terreno e così via. Esistono tutta una serie di tool clinici, dei quali sicuramente molti saranno di vostra conoscenza. Sappiamo che la valutazione del cammino in ambito ambulatoriale, ospedaliero, può essere fatta attraverso l'uso di scale, attraverso appunto l'uso di test di performance, quindi misura di velocità, di spazi percorsi, eccetera, ma anche attraverso l'uso di questionari per la autopercezione, per la valutazione da parte del paziente di quello che è l'impatto della patologia sulle sue caratteristiche di cammino. Adesso ve ne cito qualcuno di questi test giusto per inquadrare il problema: Ambulation Index, Dynamic Gait Index, che è sicuramente uno dei più utilizzati, o alcuni specifici per la patologia, come ad esempio nel caso della paralisi cerebrale infantile, l'Edinburgh Visual Gait Score. Sono tutti strumenti che ci consentono, attraverso una serie di valutazioni di quello che è la capacità del paziente di camminare autonomamente piuttosto che con un supporto, oppure di valutare alcuni suoi aspetti specifici del cammino, il fatto che il turning, quindi la rotazione o l'aumento di velocità o la diminuzione di velocità avvengano in maniera fluida piuttosto che impedita o quant'altro, sono tutte strumenti che consentono poi al clinico di fornire attraverso una scala, in questo caso ordinale, una sua valutazione.
Lo stesso, ecco, per i test di performance, il 25 foot, il 6 minutes o il 10 meter, sono tutti test cronometrati attraverso i quali è possibile valutare la capacità del paziente di camminare in modo più o meno fluido e quindi di avere sostanzialmente a disposizione un indice di prestazione capace di inquadrare quelle che sono le capacità attuali in termini di funzionalità del cammino del nostro paziente. I questionari tipicamente sono specifici per ciascuna patologia, dicevamo, nel caso della sclerosi multipla, per esempio, il 12 item multiple sclerosi walking scale, nel caso del Parkinson, il Physing of Gait o quant'altro, sono tutti tool che attraverso una serie di osservazioni effettuate dal paziente ci danno indicazioni di quella che è la sua percezione dell'impatto della patologia sul cammino o sul movimento, sulle attività della vita quotidiana. Noi abbiamo fatto delle esperienze in questi anni abbastanza intense, soprattutto nella sclerosi multipla e in parte nel Parkinson, dove questi problemi di cammino chiaramente sono estremamente importanti. Come vedete, le statistiche ci dicono che circa il 40% degli individui con sclerosi multipla riportano, lamentano problemi di cammino, dovuti chiaramente a una serie di problematiche tipiche della patologia, fatica, debolezza muscolare, spasticità, atassia, deficit dell'equilibrio, e chiaramente questo condiziona la loro qualità della vita e la loro indipendenza. In genere, indicatori tipici dell'effetto della sclerosi multipla sul cammino sono, per esempio, una ridotta velocità di cammino, una diminuita lunghezza del passo e della cadenza e anche un'alterazione del rapporto fisiologico fra durata della fase di appoggio e durante la fase di volo durante il ciclo del passo. Quindi è chiaro che il neurologo ha interesse e necessità a effettuare valutazioni periodiche e accurate dei pattern del cammino, per intanto capire come sta progredendo la patologia, ma anche appunto poi per verificare in dettaglio l'efficacia del trattamento farmacologico o riabilitativo. I test tipicamente utilizzati sono quelli che già vi ho mostrato, quindi test cronometrati integrati con misure soggettive, come appunto la scala MSQS-12, ma chiaramente, come ben potete immaginare, questo tipo di test non fornisce una conoscenza dettagliata di quelle che sono le variabili spazio-temporali e cinematiche associate col ciclo del cammino. In questa tabella che vi mostro, che è comparsa su una review di qualche anno fa, appunto focalizzata sulle anomalie del cammino nella sclerosi multipla, si fa riferimento a vantaggi e svantaggi di quelli che sono gli strumenti più utilizzati in ambito clinico, quindi trovate le scale, già a partire dalla DSS, l'Expanded Disability Status Scale, che è quella più utilizzata nell'ambito della sclerosi multipla, che identifica in generale la disabilità, per passare poi alle misure in termini appunto di tempo, quindi misure cronometrate, le misure riportate dal paziente, la Gait Analysis osservazionale, quindi quella che mette in campo il neurologo. Come vedete, alla fine di questa tabella compaiono una serie di valutazioni strumentali. Si parla di walkway, quindi piattaforme strumentate o di sistemi addirittura ancora più sofisticati, che sono quelli di gait analysis tridimensionale basati sui sistemi ottoelettronici, quindi sull'uso di laboratori che, come sapete, però, oltre ad essere abbastanza costosi, richiedono anche una serie di competenze di carattere biomeccanico ed informatico che chiaramente non sempre il clinico o quasi mai il clinico può avere. Ecco, è chiaro che i vantaggi di una valutazione strumentale del cammino sono quelli di fornire dati precisi ed accurati sui parametri spazio-temporali e di identificare anche quelli che sono i meccanismi che sottostanno a quelle che sono le disfunzioni del cammino. Tuttavia, questa è una tabella che vi riporto da un altro lavoro, questo lavoro era sul Parkinson, ma i concetti sono esattamente gli stessi. La gait analysis basata sui sistemi ottici, quindi motion capture, è sicuramente in qualche modo time consuming, resource consuming, quindi richiede un dispendio di risorse in termini umani e materiali importanti, e quindi si fa riferimento a un'alternativa che è quella dell'ambulatorio, cosiddetta gait analysis, basata fondamentalmente sull'utilizzo di sensori inerziali. Sensori inerziali, come sapete, sono sostanzialmente dei dispositivi che contengono al loro interno accelerometri, tipicamente triassiali, giroscopi, talvolta magnetometri, e strumenti di questo tipo forniscono accelerazioni, velocità angolari, dei distretti corporei ai quali sono collegati. Tra i vantaggi vengono identificati a livello clinico la portabilità, sicuramente il costo nettamente inferiore rispetto a quello che è un classico laboratorio di gait analysis basato sui sistemi di motion capture, adatti quindi per l'uso ambulatoriale, adatti anche eventualmente per il monitoraggio di lungo periodo.
Noi abbiamo fatto un'esperienza, qui a destra adesso vedete un video su quello che è l'utilizzo che può essere fatto ambulatorialmente di un sistema come il G-Sensor con la sua suite diciamo, di software per l'analisi del cammino. Sono test molto semplici perché chiaramente anche in ambito ambulatoriale il paziente in condizioni assolutamente ecologiche, il paziente vestito con le sue scarpe, quindi un paziente che non deve essere spogliato, che non deve essere markerizzato, col dispositivo localizzato all'altezza del basso tronco, ci consente di avere una serie di informazioni riguardo i principali parametri spazio-temporali del cammino. Noi abbiamo fatto un'esperienza ospedaliera con questo tipo di sistema che poi abbiamo pubblicato recentemente, troverete con questo lavoro poi alcuni dettagli anche più rilevanti dal punto di vista clinico e sperimentale, però in breve abbiamo testato un centinaio di pazienti affetti da sclerosi multipla tipicamente in ospedale, quindi il paziente che magari veniva in ospedale per effettuare la sua classica valutazione neurologica veniva in qualche modo poi sottoposto a questo tipo di test in maniera molto semplice e molto veloce, come vedete. Nel nostro studio, dicevo, abbiamo studiato un centinaio di individui affetti da sclerosi multipla di diverse tipologie di disabilità, quindi pazienti con bassa disabilità, con media e moderata disabilità, fino appunto ai valori più elevati della scala di ISS 6.5, pazienti quindi che in qualche caso avevano anche necessità dell'utilizzo di un ausilio. Accanto a questa valutazione abbiamo integrato la valutazione strumentale con quella che è una valutazione appunto dell'impatto percepito dal paziente attraverso l'uso della scala MS-QS-12, proprio per capire quale potesse essere la correlazione fra le valutazioni strumentali e quella che è in realtà poi l'esperienza di disagio percepita dal paziente. Qui abbiamo sintetizzato alcuni risultati, i risultati più importanti. Come vedete, accanto a quelli che sono HC individua il gruppo di controllo e poi i tre gruppi di pazienti affetti da sclerosi multipla a disabilità crescente. Quello che abbiamo osservato è che per i pazienti con disabilità maggiormente elevata, la maggior parte dei parametri spazio-temporali del cammino, a parte la lunghezza del passo, risultavano significativamente alterati rispetto non soltanto ai controlli, ma anche ai gruppi di pazienti a disabilità più bassa. In un caso, la velocità in particolare, anche nei pazienti a moderata, direi bassa moderata disabilità, quindi con un DSS compreso fra 2 e 4, si osservava già un'alterazione in termini di velocità del cammino. Non solo, ma in realtà i risultati che abbiamo ottenuto risultavano abbastanza ben correlati con coefficienti, come vedete, fra 0,6 e 0,8, con quello che era lo score, quindi il punteggio del questionario MS-QS-12 che riporta appunto quella che è l'impatto della patologia percepito dal paziente. Quindi ecco, sembra che comunque il dato strumentale ottenuto attraverso la misura con il G-Sensor sia anche rispondente in larga misura rispetto a quella che è l'esperienza di disabilità percepita dal paziente. Non solo, ma trovo interessante osservare che confrontando i dati ottenuti dalla nostra sperimentazione con una serie di altre sperimentazioni effettuate con tecniche indipendenti, quindi in questa tabella vedete per esempio sistemi ottoelettronici, ci sono anche delle sperimentazioni effettuate nel nostro laboratorio, trovate sistemi come il Gate-Right, sono per chi non le conoscesse, delle passerelle elettroniche per l'analisi dei parametri spazio-temporali del passo, abbastanza utilizzate in campo neurologico. Ecco, ci è sembrato interessante osservare che molti dei parametri rilevati con il G-Sensor sono stati in buon accordo anche con quelli ottenuti con tecniche completamente indipendenti, ovviamente considerando anche quelle che sono inevitabili differenze anche nelle coorti di pazienti reclutati. Questo mi sembra abbastanza incoraggiante perché dimostra che dal punto di vista quantitativo non soltanto il sistema è stato in grado di discriminare pazienti a bassa e alta disabilità, evidenziando quelli che erano gli aspetti un po' più critici del cammino, ma i dati ottenuti sono anche quantitativamente in buon accordo con altre tecniche indipendenti. Accanto a questa sperimentazione sul cammino, ne abbiamo effettuato un'altra successiva, sempre utilizzando lo stesso strumento per quanto riguarda l'equilibrio dinamico, se volete, la mobilità funzionale, quindi attraverso fondamentalmente il test di Time Up and Go. Anche qui non sto a ripetermi, ma i problemi di equilibrio sono assolutamente importanti e impattanti sul paziente affetto da sclerosi multipla. Si parla di 75% addirittura di pazienti che soffrono in una certa fase del loro percorso di malattia di problematiche di equilibrio.
diciamo così, disagi legati a problematiche di equilibrio possono addirittura manifestarsi già dalle prime fasi della patologia, quindi il problema è che comunque non si manifesta necessariamente a molti anni dall'esordio, ma è presente anche già all'inizio, e chiaramente, come potete intuire, questo tipo di problematiche di equilibrio impattano non soltanto compiti complessi come, non so, salire e scendere le scale, oppure effettuare delle rotazioni, eccetera, ma anche compiti semplici come la semplice postura eretta, che è comunque un task che noi quotidianamente effettuiamo per parecchio tempo. Questo aumenta il rischio di cadute con tutto ciò che ne consegue. È chiaro che anche qui, quindi, il supporto strumentale è fondamentale per avere, diciamo così, integrazione di quelle che sono poi le valutazioni cliniche. Ci sono una serie di strumenti per la valutazione statica e dinamica, più o meno complessi. Qui vedete, per esempio, nel caso statico, dai semplici test di appoggio unipodalico, gli appoggi in tandem, al reach funzionale, alla postografia strumentale effettuata attraverso l'uso di piattaforme di forza, per esempio. In campo dinamico le cose sono un pochino più complesse, perché la postografia dinamica, che comunque dovrebbe in teoria rappresentare il gold standard, è di fatto poco utilizzata anche nei laboratori per un discorso di complessità e di costi, mentre molto più utilizzati sono sicuramente test come il time up and go, il four square step test, oppure, appunto, come abbiamo visto, anche scale cliniche, ce ne sono svariate che funzionano a questo scopo. Ecco, noi abbiamo concentrato l'attenzione proprio sul time up and go, grazie alla possibilità, attraverso il G-Sensor, di poter effettuare una valutazione del time up and go più accurata e dettagliata rispetto a quella che viene effettuata clinicamente attraverso una semplice valutazione cronometrata di questo test. Conoscerete sicuramente il test Time Up & Go. Adesso qua vedete anche un piccolo video che mostra in che modo questo viene effettuato attraverso l'uso del G-Sensor. Con il solito posizionamento, il paziente poi effettua il suo test normalmente. Quello che è importante è che, al di là del tempo totale che comunque può essere ricavato attraverso questo strumento, noi possiamo andare a segmentare il task in diverse sottofasi, quindi sit to stand, la fase di cammino, le fasi di rotazione e la fase di seduta, andando a verificare tempi, accelerazione e velocità per ciascuna di queste sottofasi. È chiaro che in questo modo è più facile identificare quelle che sono le parti critiche, cioè se è vero che con una misura globale di tempo io posso comunque, da letteratura, identificare un po' quelli che possono essere i rischi di cadute con dei cut-off che vengono riportati a seconda dei diversi studi, e invece con questa tecnica io ho la possibilità di fare delle valutazioni molto più fini, fase per fase. Allora, anche in questo caso abbiamo testato un centinaio di pazienti affetti da SM, sempre un po' con la stessa tipologia, quindi con bassa, media e alta disabilità, test effettuati in ospedale anche in questo caso, con lo stesso tipo di approccio, quindi un approccio prettamente ambulatoriale, e vi mostro ora, questi sono alcuni dettagli strumentali. Abbiamo effettuato fondamentalmente due prove, una prima prova, diciamo così, di familiarizzazione e poi una prova effettivamente di acquisizione, rilevando in particolare per i nostri scopi era interessante valutare soprattutto i tempi, quindi tempo complessivo, ma anche tempo poi associato a ciascuna delle sottofasi. Ecco, i risultati che ora vi mostro mostrano innanzitutto che nel caso del tempo totale del time up and go, per pazienti con media e moderata disabilità osserviamo un incremento del tempo totale del 30 o del 44% rispetto ai controlli, e queste variazioni sono clinicamente rilevanti, quindi mostrano un deterioramento significativo del time up and go in accordo con quello che la letteratura fornisce. Per quanto riguarda le svolte di 180 gradi, quindi le fasi di rotazione, come vedete anche in questo caso, i pazienti a media, bassa e moderata disabilità mostrano delle difficoltà. Vedete che c'è un trend praticamente lineare, soprattutto nella fase di rotazione finale, quindi l'incremento lineare del tempo in funzione della disabilità, e questo aumento dei tempi di rotazione è anche tipico di altre patologie neurologiche, come per esempio il Parkinson o lo stroke. Mentre per quanto riguarda il sit to stand, non abbiamo identificato le differenze. Questo è interessante perché ci dice fondamentalmente che la fase di salita, quindi la fase di alzata dalla sedia, la fase di seduta, in realtà non sono aspetti critici per il paziente SM, a meno che non abbia dei deficit specifici a livello della muscolatura e degli estensori della gamba. Abbiamo effettuato una valutazione analoga anche nei Parkinson. Adesso non scendo nei dettagli, ma il protocollo era più o meno analogo. In questo caso sono stati studiati 20 pazienti con Parkinson di disabilità medio-bassa, quindi non negli IAR2 in questo caso. Ecco, come vedete anche qui, il tempo totale aumenta, è significativamente più alto rispetto ai controlli, ma
In particolare, le criticità si riscontrano a livello di rotazione, sia intermedia che finale. Ecco che quindi in queste due patologie abbiamo, rispetto a un trauma classico, evidenziato quelli che sono i punti critici nei quali eventualmente poi procedere in termini di riabilitazione. E quindi abbiamo comunque fatto una valutazione più fine e dettagliata di quelle che sono le problematiche anche dell'equilibrio dinamico. Quindi, adesso per concludere questa breve presentazione, dalla nostra esperienza, noi crediamo fortemente nell'uso di questi sistemi che a nostro avviso rappresentano un po' il futuro nella valutazione del movimento, specialmente per quelle che sono le esigenze cliniche, perché è chiaro che noi abbiamo anche un laboratorio con appunto i sistemi di motion capture, siamo pienamente soddisfatti, è un tipo di lavoro che sicuramente è ottimo per la ricerca, ma quando dobbiamo incontrarci su un terreno comune col clinico, è importante che disporre di strumenti che ci consentano di effettuare valutazioni in condizioni ecologiche, quindi in real life, col paziente nella sua condizione standard, vestito, con le scarpe, quindi in ambiente anche più confortevole. Chiaramente, accanto a questi vantaggi ci sono delle limitazioni che è inutile nascondere, è chiaro che i dati cinematici sono limitati, fondamentalmente al tronco, e per la nostra esperienza occorre essere assolutamente cauti o quantomeno molto attenti quando si fanno valutazioni del cammino in pazienti che utilizzano strumenti di supporto al cammino, quindi bastoni, grucce, piuttosto che deambulatori. Perché poi chi vuole approfondire il discorso tecnico sicuramente avrà modo di farlo anche con BDS, è chiaro che la precisione del sistema si basa soprattutto sulla possibilità di identificare correttamente il contatto del piede con il terreno e quindi qui è importante essere cauti laddove questo contatto non sia così netto come può accadere in alcune condizioni patologiche. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete qualche domanda sono possibilità. Io ringrazio nuovamente il professor Pau della bellissima Grazie a voi presentazione. e grazie di essere stati qui. Arrivederci. A presto.